Ragazzi, prima di cominciare con il video, vi informo che questa qui è la seconda parte di un video uscito ieri. Quindi nel caso non avete ancora visto la prima parte, vi invito a guardarla per capire appieno quello che accadrà in questo episodio. E niente, raga, io vi lascio qui con l'episodio finale di Outlast 2. Qua sotto nei commenti scrivetemi cosa ne pensate, se questo gioco vi è piaciuto. Ovviamente mi raccomando, superiamo 70 like come al solito. E niente, io vi lascio il video. Buona visione, bella! Not like I do. Ah, ma chi ti vuole bene? Ma che te cerca? Ma che ti sei in culo, guarda. Vaffanculo. Ancora mi segue, perché è pezzo di merda, raga. E vabbè, ma come? Perché? Perché torno indietro? Io torno indietro praticamente. Cioè la dislessia nella visuale. Torno indietro mille volte. Corri! Vabbè, non corre, raga. Non posso correre. Intanto ce l'ho completamente dietro. Guarda lì come mi segue, maledizione. È proprio dietro, Quindi muoviti, vedi un attimo se qui magari ti puoi alzare e camminare un po' meglio. No, raga, non cammina meglio. Vai alla grandissima, raga. Alla grandissima. Ah, beh, lei passa, è Iron Man. Perché non vai più avanti? Ma che cazzo? Io torno indietro. Ma che cazzo, raga? Dove devo andare? E ora sei morto. Ma dove devo andare? Ma che c'è di merda? Ma dove devo andare? Ma cos'è? Ma raga, non l'ho capita. Non l'ho capita. Che è successo? Non potevi fare niente. Boh, raga, adesso provo a darci più attenzione dove vado. Diego si è sciallato completamente. Ok, dai. Attendi, provo a stare più attento perché, cioè, non ho capito sinceramente cosa è successo. Sono andato io indietro o se lei ha fatto il giro prima di me ma ha fottuto. Non lo so sinceramente cos'è successo. Cioè io adesso vado di qua, no? Là cadono le pietre. O quel che cazzo è. Vedi, cadono le pietre, la strada si blocca. E una volta che esco da qua, a me mi era venuta da qua. Però prima non ero uscito. Cioè, hai capito cos'è successo? Prima tipo si era buggato. Vabbè, pure l'equilibrista devo fare, raga, mentre corro. Calcolato. È ovvio che era calcolato. E ora? Un cazzo, non vediamo un cazzo. Non si vede un cazzo. Non si vede un cazzo. Ah, da qua? Sì. È l'unica. Stiamo giocando da 40 minuti, guarda. 40 minuti di. Video. Su o dritto? O. Oblio. Cioè, raga, sinceramente. Qua, qua, qua. No, è. Fuoco, non è. Però, ah, vabbè, ottimo. Cioè, raga, io non ci avrei scommesso un centesimo che io c'era la salita. Ci avrei scommesso. No, non ci avrei scommesso. Ci avrei scommesso. Vabbè, va, c'è buonanotte. Non lo so. Fermiamoci un attimo, così almeno si riposa. Qua scivola malamente. Adesso, acqua di nuovo. Scala. Usiamo la scala. Ok, raga, abbiamo salito la scala qui. Abbiamo salito, se può dire. Siamo saliti sulla scala. Vabbè, dai, raga. Non lo so. Come si dice, si dice. Comunque sia, abbiamo capito. Avete capito tutti? Ok, dobbiamo salire un'altra scala che ci porterà chissà dove. Cioè, raga, io non so veramente dove cavolo si trova Lin. Cioè, sto salendo qui scale contro scale. Sto entrando nelle peggio miniere che neanche Minecraft. E porca troia. Non riesco ancora a capire dove cavolo si trova Lin. Cioè, veramente. Secondo te dove cavolo si troverà Lin? Non lo so. È un problema. Adesso la cerchiamo. Ma speriamo di trovarla. E anche subito, direi. Perché cavolo, siamo dentro ste miniere da 10 anni. Ah, qua. Va bene. Mi ero confuso per nulla, veramente. Stiamo attenti qui a non cadere perché. Mamma mia. Salvataggio. Secondo me, raga, prima cosa ci dobbiamo liberare di quella tizia che ci segue. Perché quella lì è veramente una cosa. Poi dobbiamo capire ancora qualcosa su sta Jessica. Forse, credo. E poi, raga, dobbiamo trovare Lin. Che dovrebbe essere comunque sia molto vicina. Perché sennò Papa Knot ci arriva 20 volte. Perché se Papa Knot sale scorciatoie. E io. Poi la sento gridare. Il bello è che la senti gridare. E poi non la senti più. Per 10 anni. Ci ha soffiato. No, no. Che. Ma dai, perché la videocamera, raga? Mannaggia loro. Perché la videocamera mi devono Oddio! Rubare? Ci vedo tutto.
offuscato. Dammi la mano. Sono un bordello. E ora? Tuo figlio, tuo padre. Ma... Lynn! Lynn? È Lynn? Sì. È Lynn! La prima volta che la vedo. Te sì. Così. Regà, Lynn! Mi tengono, non posso andare da Lynn! Ma la stanno ammazzando, il bello è che non si capisce nulla perché è tutto offuscato. Lynn! Porca puttana, raga. Qui ammazzano Lynn, mi sa. Vai da Lynn. Cioè, okay. Non mi dare testate. No, raga, non... Jessica. Ah, lei è... Ma io chi sono adesso? Cioè, mi sembra che... Sì, sono io da piccolo, sono Blake. Vabbè, protagonista da piccolo, che gioca con Jessica. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? Va bene. You're such a pushover, Blake. Okay. Perfetto. Ah, almeno per una volta non scappa, ma lei è Jessica o Lynn? Cioè, raga, mi sembra Lynn. Però non lo so perché. Jessica non aveva questi capelli. E infatti, mi sembra Lynn a me, raga. Appunto, nostra moglie che l'ha messa male. Completamente male. Ma che cazzo. Cioè, raga, praticamente siamo noi da piccoli. Cioè... I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask? Vedi, è Lynn. È Lynn, raga. È già qua. Jessica era morta. Quindi, perché loro erano tre amici, Jessica, Lynn e Blake. Però come cazzo cammini male, mamma mia. Ma dove mi sta portando, raga? Cioè, sei sicura da dove cazzo stiamo andando? Cioè, boh. Non lo so, raga. Non so se fidarmi. Ma sempre buio c'è sta scuola. Sì, cazzo. Anche quando ci frequentavano gli alunni. Sempre. Che per raga. Lei va avanti, no? Che poi so io a farla andare avanti. Io faccio solo così. Però io non scelgo la direzione, non scelgo nulla. Fa tutto lui. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Vabbè. Quindi, raga, andiamo a casa di Blake con Lynn. Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for che journal? Cazzo è qua? We were just leaving. Let's step back into class, please. Dai. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Ce ne stava mandando a casa per i cazzi nostri, raga. I want mi fa rientrare in classe, veramente. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. Ma è Jessica? I only want us to be Lynn. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Potrebbe essere, raga, però... Ma neanche se non si capisce mai un cazzo negli horror. Will you pray with no, ma non può essere Jessica, perché... Cioè, ma non può... quello è pedofilo! Non può essere né Lynn... E infatti, non andare. L'ammazza. And what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. Raga, io this is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man.
walk away. Vedo, figo. Raga. E ora? Oddio, raga. So dove siamo. Siamo praticamente dove eravamo. Tipo al secondo episodio. Però io non ho visto. Però da grandi. E qua veniva il. A questo punto quel tizio bastardo era il padre. Mannaggia lui, raga, mamma mia, cioè veramente, oh. Ma che cazzo che... Hai visto? Torna indietro. Torna indietro, ok? Vedi che scappa, vedi che dovevo tornare indietro, vedi che pezzo di merda. No, sto arrivando, non ti preoccupare che arrivo, guarda, pure lasciato due porte aperte l'ignorante. No. Regà. È il sogno che si fa sempre lui. Cosa? I don't know what you think you saw. Raga, non... Cazzo vuol dire? Cosa significa? Nessuno volta le spalle a Papa Knot. Raga, ma... Ero... Cioè, non mi sta schiarendo l'idea, me li sta confondendo ancora di più. Allora, Lynn e Jessica sono forse la stessa persona. Forse. Credo di aver capito che siano la stessa persona, raga, non lo so veramente cosa. Non ci sto capendo. Tu ci stai capendo qualcosa? Io no. Cioè, sinceramente parlando, non ci ho capito tanto. Qui stiamo tornando indietro. Ah, raga! Forse Lynn ormai è morta praticamente. Fuck, Lynn. Fuck. E noi stiamo tornando indietro forse. Lynn. Oh, no, perché. Ah, Lynn! È ancora viva! Pregnant. How are you pregnant? Ed è ancora più incinta di prima. I don't want a baby to die here. Mamma mia. I won't let them kill you. Cioè, raga, ma come cazzo? Però raga. Dobbiamo andare via di qua. Magari ci riuscissimo. Sta diventando giorno, tipo, raga, guarda. Sembra che stia diventando giorno. Dove devo andare? Esci fuori. È tipo giorno. Cioè, raga, vedo il sole. No, dai, dimmi che ce la famo ad andarcene via, così almeno. Mannaggia. Dove devo andare? È un problema. Da qua. È l'unica. Scendiamo da questa. Boh, raga, non sto capendo. Sta sorgendo la luce in questo punto del mondo, tipo dopo chissà quanto tempo. We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. No, raga. Non ho capito. Cioè, sta venendo la luce forse per la prima volta, non. Vai dentro di qua. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Possiamo restare qui. Okay. Seguiamo, dai. Be careful. Fuck! Fuck! Lynn! You okay? Non è morta per una cosa del genere, dai. I'm sorry. Mamma mia. E ora? Giù da questa? Back here. Devo sedermi. Raga, forse sta partorino, non lo so. Non lo so, probabile. Dai, Marta di merda. Ma non rompere il cazzo pure fino alla fine, va. Muori per prima. No, raga, c'è di nuovo Marta.
Te non sai chi è Marta. Sai chi è Marta? È Marta, è Marta che fa ma lei è... Sì, è Marta. No, non so tu. Non lo puoi mai sapere. Merda. Dovevo andare. Ma dai. Oddio, che alta. Manco Ibrahimovic. Dovevo andare, raga. Mamma mia. C'ho Marta che mi segue. Qui è un vicolo cieco, anzi ciechissimo. E Marta ci sta alle calcagne, raga. Ah, qua si sale. Madonna, che cura. Forse si è minati Marta. Cioè, raga, sto andando totalmente a caso. Non so dove devo andare. Veramente, oh. Di nuovo. Terremoto. Non lo so, raga. Vedete dove è Marta? Ancora ci segue, non l'abbiamo seminata. Quella Marta va su. Oh, merda. Merda. Oh merda. Oh merda. No. Madonna che handicappata. No, non si è ferita da sola. Gli è caduta tipo una trave in testa. Cioè tipo una cosa. Mamma mia, raga. Quanto è lungo sto episodio, tra l'altro. Ma è perché è la fine, tipo, sicuro. Cioè, abbiamo trovato Lynn. Non credo ci sia tanto. Poi Lynn e Jessica, non so come cazzo si chiama. A sto punto. Mamma mia, raga. C'è il sole incredibile qua. Tipo. Allora, raga, Marta è morta. Quindi, una cosa è successa. Già Marta è morta. Ora credo che deve morire Papa Knot a sto punto, no? Merda. Come sta per uscire? Ma non ora! Non ora qui! Dai, sul ponte! La prima persona al mondo! La cappella, la cappella però c'è padre Martin, non dove. Padre Martin, vabbè, se sono tornato ad Outlast io. Sto registrando tutto! Che non so che cazzo sta succedendo! Comunque sia, nella cappella ci sta padre Knot, Papa Knot, come cazzo si chiama? Fa freddo, non fermarti, raga, non. C'è tipo l'apocalisse, non lo so. Ma c'è un'apocalisse, tipo, non è una tempesta. E tutto questo perché sta sorgendo il sole? Fammi capire. Dobbiamo entrare, entriamo immediatamente. Ok, perfetto. E ora? Mo? Ok. No! 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 No, raga! Credo se qui viene Papa Knot, ci ammazzo. No, non ti mettere così! Perché, raga, lì ci hanno fatto... Quando hanno ammazzato quella. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Okay. Oh, fuck! Fuck! Guarda che un bel giro, perché... Oh, God! Se viene Papa Knot, che cazzo? It's just push! Ok. Olè. Mamma mia. Man. È morta? Oh, Jesus God. Cosa? Ma perché? Lynn! È morta. No, Lynn. Porca vacca. Lynn! No. Lynn! No. E ora? Si sta offuscando la vista, raga. Abbiamo un bambino che piange in mano. Raga, non...
Cosa è successo? So, Lynn said you haven't even ancora. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama, the play. We're saving for the like actual night. Uh-huh. We are. Okay. We like cheek kiss. So like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Boh raga, tutti questi switch non li capisco. Sì. Sto child. Ma no. E lui. Lui è Papa Knot. Raga, sto tizio è quello che ammazza. Già! Una è morta. Cioè, raga, praticamente è perché. God has gone silent. Perché è nato. Credo di aver capito qualcosa. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. Cioè, raga, praticamente. Siccome il figlio è nato. E quindi, tipo, c'è stata la luce della nascita. E praticamente tutti sono sconfitti da questa cosa. Cioè, raga. Praticamente è morto anche Papa Knot. Perfetto. E non me l'aspettavo io sinceramente. Ma aspettavo che morivamo noi, no Papa Knot. Ci siamo tolte le palle. Vabbè, qua c'è nostra moglie morta. Mortissima proprio. Papa Knot morto pure. Marta morta pure. Nostro figlio vivo. A questo punto, raga, c'è il giorno, c'è la luce. Si è distrutto tutto perché siamo tipo finiti. Siamo tipo finiti in paradiso. Non lo so, cioè non siamo finiti in paradiso, però. No, non corre, raga, cioè va piano. Veramente non c'è più motivo di correre. Cioè sono morti tutti praticamente perché c'è la luce della nascita. Non lo so, praticamente è tipo quello che ho detto io, no? Che tipo non sorgeva il sole in questa civiltà da chissà quanto tempo. E praticamente appena è sorto è stata tipo un'apocalisse. E infatti guardate tipo il sole. Perché sta diventando di nuovo. Ma che cosa sta succedendo? È veramente un'apocalisse questa, raga. Cioè, cos'è? Sta esplodendo il sole? Apocalisse, raga, ha pure sbloccato il trofeo Apocalisse. No, raga, io non ci capisco. Hey Blake. Dove sei? Cioè, raga, non. Try to find me. I'm over here. No, raga, non ci capisco nulla, veramente. Perché? Ok. Cioè, raga, non. Cioè, raga, ormai credo di essere veramente vicinissimo alla fine. Ma dov'è? Cioè, raga, ride. Ok, è qua. Ma che cazzo. Perché la. Che cazzo. Tutto tagliato. Cioè, raga, tipo. Siamo morti. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior. Wash away all I've been wrong today. Siamo morti e quindi gentle, gentle, more like thee. Sì. Finisce così?
Finisce così, raga. Finisce così, praticamente se sono morti tutti, siamo morti. E lui alla fine, tipo, si è fatto il sogno finale prima della morte. Una figata, dai. Vabbè, dai, ci può stare. Skippiamo i sottotitoli tanto. No. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutamente 70 like e un finale così. Non me l'aspettavo veramente. Non me l'aspettavo tantissimo. Come ti è sembrato come finale a te? Ah, un bel finale azzeccato. Ci sta. Ci sta. E niente, ragazzi, anche questa serie l'abbiamo portata a termine. Cioè, raga, io le uniche serie che ho portato a termine sul mio canale sono state il primo, quello di Outlast, e questa di Outlast 2. Però, raga, veramente spero vi sia piaciuta come serie, come è piaciuta a me. Quindi, niente, appunto, lasciate assolutamente 70 like, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo gioco. Quindi, fai un saluto. Bella, raga. Quindi, se volete passare dalla pagina di Facebook, la prima lista, mettete il link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video, così vi è tutto. Bella, raga!